Il metodo di verifica del livello dell'olio tramite l'utilizzo di un apparecchio di controllo ad ultrasuoni presenta diversi vantaggi rispetto al metodo di troppo pieno. La misurazione può essere effettuata in una fascia termica compresa tra i 35 e gli 80 gradi Celsius e non solo a 40 gradi Celsius e consente una misurazione precisa. È possibile trovare una lista degli apparecchi approvati in EPC al numero categorico che vedete in sovrimpressione. Prima di tutto rimuovete il rivestimento del sottoscocca. Abbassate poi il veicolo ed inserite l'accensione. Collegate poi il sistema di diagnosi e selezionate dal menu la centralina di comando del cambio. Confermate con Avanti. Selezionate la scheda Azionamenti. Cliccate sulla voce di menu Verifica del livello dell'olio. Selezionate l'opzione Verifica del livello dell'olio con apparecchio di controllo ad ultrasuoni. Cliccate su Avanti. Osservate le avvertenze e confermate con Avanti. Per la misurazione, la temperatura dell'olio deve essere compresa tra i 35 e gli 80 gradi Celsius. Confermate con Avanti. Osservate le avvertenze sul display del sistema di diagnosi. La routine di sfiato viene avviata automaticamente. Avviate ora il motore. Portate il motore a 2800 giri al minuto, per una durata di 2 secondi. Inserite la posizione di marcia N. La routine viene avviata nuovamente in modo automatico. Una volta conclusa la routine, inserite nuovamente la posizione di marcia P. Sollevate ora il veicolo all'altezza di lavoro. Pulite le superfici di contatto della coppa dell'olio, che servirà poi da raccordo per la testina di misurazione dell'apparecchio di misurazione del livello dell'olio. Si tratta di un'operazione importante per ottenere un risultato di misurazione corretto. Sull'apparecchio di diagnosi cliccate sul pulsante con il simbolo di play per avviare la misurazione. Prima di effettuare la misurazione del livello dell'olio è necessario verificare la qualità di misurazione dell'apparecchio di controllo ad ultrasuoni. Per fare ciò servitevi dell'apparecchio compreso nella consegna. Servitevi ora della pasta freni originale Mercedes-Benz, reperibile con il numero categorico che vedete in sovrimpressione. Applicate la pasta sulla superficie di fuoriuscita del suono della testina di misurazione. Posizionate la testina di misurazione sull'apparecchio di controllo. Viene visualizzato un simbolo di colore verde che indica l'avvenuto accoppiamento. Fate attenzione a che il valore della misurazione di controllo rientri nel settore di tolleranza. Tali valori sono disponibili nel manuale dell'apparecchio di misurazione del livello dell'olio. Dopo aver effettuato correttamente la misurazione, applicate ancora della pasta freni. Applicate ora la testina di misurazione alla superficie di contatto precedentemente pulita della coppa dell'olio. Confrontate il valore misurato al valore nominale dell'apparecchio di diagnosi. Se il valore misurato rientra nella tolleranza prevista, allora è possibile scollegare la testina. Pulite nuovamente la superficie di contatto e la testina. Cliccando sul pulsante di stop sul display del sistema di diagnosi, viene terminata la misurazione del livello dell'olio. Montate poi nuovamente il rivestimento del sottoscocca.